e fischia la fine della gara. Si chiude in parità, tifosi che sembrano soddisfatti. Del resto la gara è stata molto intensa e ha proposto comunque diverse occasioni. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? Quando una gara finisce senza vincitori, lascia sempre un po' di amaro in bocca all'una o all'altra squadra, a volte anche a tutte e due. Io credo che oggi i giocatori in campo non si possano rimproverare più di tanto, però. Dalla regia ci fanno segno che non abbiamo più tempo. Un doveroso ringraziamento a Luca Marchegiani. Grazie, e un saluto anche da parte mia a chi ci ha seguito da casa. Mentalità e grande personalità. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Spesso sfruttare bene le fasce laterali diventa una garanzia di efficacia nel modo di attaccare. Oggi l'hanno dimostrato, creando da quelle zone del campo le situazioni più pericolose. Il cross dalle fasce laterali è una situazione dalla quale è difficile difendersi, specialmente se hai avversari forti nel gioco aereo e nella presenza negli ultimi 16 metri, come si è verificato oggi. Si chiude qui il nostro collegamento. Un doveroso ringraziamento a Luca Marchegiani. È stato un grande piacere.
l'esito del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Una bella vittoria, davvero fondamentale per il futuro. Magari non spettacolare come in altre occasioni, ma insomma, basta l'1-0 per portarsi a casa il risultato. Hanno costruito questa vittoria nel primo tempo e poi sono stati abili a gestire la gara fino alla fine. Siamo ai titoli di coda. Un doveroso ringraziamento a Luca Marchegiani. Grazie a te, Fabio. Determinazione, voglia e alla fine la vittoria è giustamente conquistata quando fa così. Un finale in cui è successo di tutto e sono stati proprio gli ultimi minuti a determinare la vittoria. Hanno dato fondo a tutto quello che gli era rimasto nelle gambe. A volte, quando talento e qualità non bastano, si fa risultato con grinta e caparbietà. Oggi è stato così. Si chiude qui il nostro collegamento. Un ringraziamento a Luca Marchegiani, come sempre a mio fianco. Grazie a te, Fabio. We'll be right back.
Finisce così, non c'è più tempo. Una grande prestazione offensiva. Hanno messo in enorme difficoltà i difensori avversari. Questo per loro è un giorno di festa. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? Io non lo dico perché sono stato un portiere, però quando una squadra non prende gol è già un bel pezzo avanti. Oggi la squadra l'ha dimostrato. Non ha subito gol, ne ha fatti, e questo basta sempre per vincere. Siamo ai saluti finali. Al commento tecnico c'era Luca Marchegiani, che ringrazio. Un onore per me. Saluto e ringrazio il pubblico da casa.